Benvenuti sul canale YouTube di SEE Smart Education, la piccola casa di Anna. Oggi vorrei parlarvi di due articoli che sono apparsi sul Corriere di Verona, uno il 30 aprile e l'altro il 5 maggio. Uno tratta degli accadimenti delle ultime 5 settimane, dove in 5 settimane a Verona sono emersi 3 suicidi e 9 tentativi di suicidio. Il 4 e 5 maggio invece abbiamo avuto un assalto in pieno centro di quello che vengono definiti le baby gang. Sarebbe illusorio distaccare i due eventi e non pensare che questi siano segnale di un apice di una forte sofferenza del mondo giovanile. Leggendo i diversi articoli anche dei giornali locali, l'Arena, eccetera, quello che emerge, ma è un fenomeno, bisogna essere onesti, in tutte le città d'Italia, quello che emerge è: che cosa dobbiamo fare? E qui ci sono diversi punti di vista. Dal mio punto di vista, quello che manca è proprio una visione. Non possiamo pensare di risolverli con interventi di un certo tipo. Vi faccio un esempio pratico. È stato approvato il bonus per andare da psicologo. Questa è una buonissima idea, però è all'interno di una progettualità, è all'interno di una visione? A me sembra di no. Come anche le diverse proposte che vengono fatte sui singoli eventi sono sempre riferite a piccole cose. Qui serve proprio riuscire a fermarci un attimo, a pensare e analizzare la situazione enorme di sofferenza del mondo adolescenziale e capire che cosa fare avendo una visione. Cosa significa visione? Avere una strategia nel breve, medio e lungo termine per sollevare, aiutare, supportare i giovani, gli adolescenti in questo momento. Dobbiamo ricordarci che sono la parte forse più sofferente e che ci dà segnali sistematici di dolore e sofferenza. Coloro che per anni, in maniera inappropriata, abbiamo chiamato invisibili, termine che io non sopporto, stanno diventando visibili e ci stanno dicendo qualcosa. Allora, vogliamo come mondo adulto, come mondo di professionisti, come un mondo che si occupa degli adolescenti, cominciare a ragionare su una visione ad ampio raggio per creare un reale cambiamento e non dare spazio a microprogetti o a progetti, anche se sono antisonanti, che non vanno in determinate direzioni utili al mondo degli adolescenti?